Bentornati e bentornate qui su Heller Channel. Oggi parleremo della terza legge mentale per sviluppare appieno il nostro potenziale, che fa anche rima, veramente io lo dico, mi viene da ridere ogni volta. Parleremo della legge della concentrazione. Se volete sapere come funziona e volete fare qualche riflessione con me, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate. Oggi siamo alla terza e penultima legge mentale per lo sviluppo del nostro pieno potenziale. Sì, lo so che veramente sembra una filastrocca dirla e mi viene sempre da ridere, però è così. Parleremo appunto della legge della concentrazione, che è una legge molto sottovalutata. Ne parliamo adesso, ma prima vediamo che cosa dice questa legge. La legge della concentrazione dice che ogni cosa su cui ci si sofferma cresce e si espande all'interno della nostra vita. E voi direte, Heller, grazie al cavolo ho scoperto l'acqua calda. Scoperto l'acqua calda fino a un certo momento, però effettivamente senza l'acqua calda ci si doveva lavare con l'acqua fredda. È una cosa fondamentale capire che ciò su cui ci si concentra per la maggior parte del tempo si espande in maniera esponenziale all'interno dei fatti e degli accadimenti della nostra vita. Questo cosa vuol dire? Che se io mi concentro sempre su tutto ciò che è problematico, io inizierò pian pianino a richiamare e ad ingigantire situazioni problematiche all'interno della mia vita. Se io invece inizio a concentrarmi su tutto ciò che è risolvibile, o addirittura su tutto ciò che è risoluzione di un problema, la mia vita, anche problematica, anche nelle situazioni più difficili, con facilità andrà a trovare un metodo di risoluzione. Con facilità andrà a trovare la via per uscire dal problema. E questo non è così scontato, ragazzi. Noi veniamo da una generazione in cui ci si lamentava a chiodo. Lo sport preferito degli italiani qualche decennio fa, tuttora è uno degli sport preferiti, ma qualche decennio fa lo era molto molto di più, e vi spiego perché, era quello di lamentarsi al bar. Tu andavi al bar, entravi al bar, entravi per un caffè, un cappuccino, un bianchino, qualunque cosa, ma il bar era un luogo, o la piazza qualche anno prima ancora, era un luogo di ritrovo per lamentarsi, dove tutti parlavano di problemi irrisolvibili, o comunque apparentemente irrisolvibili, o comunque parlavano di problemi senza dare soluzioni, ma semplicemente così, per parlarne insieme, per lamentarsi insieme. E quindi tutte le vite di queste persone, quotidianamente, abitudinariamente, tutte le sere andavano a fare l'aperitivo al bar, per far che cosa? Per lamentarsi con gli amici. E questa era un'abitudine veramente deleteria. Deleteria perché? Perché poi tutta la nostra vita si andava ad incanalare in uno spazio in cui era difficile trovare la risoluzione a un problema. Perché? Perché si era abituati a parlare dei problemi senza volerli risolvere, senza neanche avere la volontà di risolverli. Da qui si è passati ad una generazione che, di certo, con l'aiuto della tecnologia e della tecnologia su telefonino, difficilmente riesce a mantenere l'attenzione per più di un tot minuti sullo stesso argomento. E quindi continua a passare di palo in frasca. Il problema dell'attenzione, se prima era di scegliere su che cosa appoggiare la nostra attenzione costantemente, quindi sulla lamentela, i problemi, i dubbi, le paure, le frustrazioni, eccetera, oppure sulla risoluzione dei problemi, le gioie, i successi, le esperienze nuove, eccetera, eccetera, questo era il problema prima. Adesso il problema è che proprio l'attenzione non è più stabile, non è più equilibrata. L'attenzione non riesce più a rimanere fissa su qualche cosa. Nella maggior parte dei casi, ragazzi, io non amo usare gli assoluti perché comunque ci sono sempre delle persone che esulano da questi meccanismi e quindi non amo utilizzare gli assoluti, ma nella maggior parte dei casi, se voi guardate ragazzini, quelli che vanno alle scuole superiori, ma anche quelli che vanno alle medie, addirittura certi problemi si riscontrano fin dall'infanzia, fin dalle elementari. Il fatto che i ragazzini non riescono a concentrarsi nemmeno un'ora sull'imparare a scrivere, perché spesso sono abituati a passare da un gioco
gioco, da un videogioco sul cellulare a un altro, e si annoiano troppo facilmente, si annoiano troppo in fretta, per cui non riescono molto a concentrarsi su un argomento. E noi viviamo in questa generazione qua, per cui se prima appunto il problema era di scegliere verso cosa indirizzare la nostra attenzione, oggi il problema è di insegnare alla generazione con cui conviviamo che si deve concentrare su qualcosa. Ogni cosa su cui ci concentriamo si espande nella nostra vita. Quindi anche il fatto di essere concentrati sulla distrazione, per assurdo, si espande. E distrazione su distrazione, disordine su disordine, confusione su confusione, genereranno un caos all'interno del quale purtroppo la nostra mente non riuscirà a tirare le redini praticamente di niente. Anche i rapporti interpersonali, anche le situazioni lavorative, sarà un continuo cambiamento, ma non un continuo cambiamento in positivo, vale a dire continuo a fare carriera e quindi il mio valore aumenta, non solo il valore che io creo per un'azienda o per me stesso, per la mia stessa azienda, ma anche il valore che creo nell'ambiente intorno a me, il valore che creo nelle situazioni che vado a generare, magari creo proprio delle cose, delle applicazioni piuttosto che delle cose tecnologiche. Non è quello il problema è che quello lo farà il 20% delle persone. Il restante 80% delle persone continuerà a cambiare lavoro perché non sarà in grado di farne uno bene. Quindi, essendo questa la situazione, questa legge, che è la legge della concentrazione, e che vi dice, ve lo ricordo, che ogni cosa sulla quale vi concentrate si espanderà sempre di più nella vostra vita, farà sì che se sarete voi ad utilizzarla e se sarete voi a comandare su questa legge e non a farvi comandare da questa legge, se sarete voi ad indirizzare bene la vostra attenzione, potrete sicuramente allargare quella cosa nella vostra vita. Vi faccio un esempio stupido e poi chiudo. Vi è mai capitato di vivere dei periodi in cui vi va storto tutto? Cioè sembra una catena infinita di cose che vanno come non dovrebbero andare. E in egual misura di vivere dei periodi in cui sembra che vi vada bene tutto? Questo è quanto. Quindi le cose sulle quali vi concentrate per la maggior parte del tempo si espanderanno nella vostra vita. Per cui a voi scegliere cosa volete che si allarghi nella vostra vita. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente qui sotto nella parte dedicata ai commenti. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, vi chiedo anche di lasciarmi un piccolo cuore in modo tale che io saprò che avete visto il video fino alla fine. Se volete, potete anche condividerlo sui vostri social, soprattutto i video di queste rubriche e in generale della rubrica sul divano rosso, che è questo, a casa di Heller. Io vi chiedo sempre di condividerlo, perché se ha fatto bene a voi, magari farà bene anche a qualche vostro amico, soprattutto farà bene a Heller Channel e al mio canale, perché mi permetterà, crescendo, di potervi offrire contenuti di valore sempre più alto. Io vi ringrazio tantissimo di aver guardato il video fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare tanti tanti like, soprattutto vi ricordo che potete iscrivervi al canale, è gratis, e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un video, e il giovedì soprattutto quando pubblicherò i video di questa rubrica. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento a giovedì prossimo, ma prima vi mando un mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.